Buonasera a tutti, cari amici. Allora, sono qui oggi per parlarvi di un qualcosa che avevo espresso durante lo scorso Consiglio Comunale. Infatti, avevo lamentato della nostra classe politica, che in pratica comunale è decisamente pessima, schifosa. Adesso vi racconterò del perché, velocemente, in maniera tale che tutti possiate comprendere un pochettino quello che sta accadendo. Era stato presentato quel giorno un ordine del giorno dai vari gruppi consiliari dell'opposizione ed era stato esposto in maniera piuttosto lacunosa, a dire la verità, dal consigliere Pasquale Colasuono dell'Alternativa un ordine del giorno che aveva come oggetto, vado a leggervi, il miglioramento della qualità della vita in città tramite l'ausilio di internet. Ora, diceva, premesso che la struttura fisica ampiamente irregolare della nostra città, a causa dell'esistenza di importanti barriere architettoniche che impediscono ai diversamente abili e anziani di poter svolgere comuni attività di reperimento di documentazione comunale, se non con grandi difficoltà. La nostra città vive un momento storico estremamente difficile dal punto di vista della viabilità, a causa delle molteplici problematiche che l'affliggono, tra queste per prima l'ostinazione dei cittadini all'uso in molti casi superfluo per ogni tipologia di spostamento della propria auto, causando ingorghi, rallentamenti diventati ormai insostenibili, con costi sulla qualità della vita e sulla salute. Una struttura di base per l'utilizzo di tale tecnologia è già esistente, tecnologia che consentirebbe la possibilità da casa propria a tutta la cittadinanza, dopo apposita validazione d'ingresso al portale del comune, di scaricare e/o stampare documenti comunali che hanno la stessa validità dei documenti reperiti negli uffici comunali. Tutto ciò premesso, si chiede al Consiglio Comunale, che cosa si chiede? Di dare mandato all'amministrazione comunale di avviare entro un brevissimo lasso di tempo tutte quelle procedure ed investimenti modici, vista la struttura già esistente, affinché i disabili, gli anziani e la cittadinanza tutta possano usufruire di un servizio telematico attraverso il quale dalla propria abitazione possano ottenere documenti comunali certificati, evitando spostamenti difficili e penalizzanti per le categorie suddette che rappresentano un aggravio alla qualità della vita cittadina. Ora, questo ordine del giorno è stato approvato all'unanimità, facendo delle piccole modifiche. Loro in pratica hanno messo, dove si chiede di dare mandato all'amministrazione comunale di avviare entro brevissimo lasso di tempo tutte quelle procedure di investimenti modici, vista la struttura già esistente, affinché, hanno aggiunto, prioritariamente i disabili, gli anziani e successivamente la cittadinanza tutta possano usufruire di tale servizio. Ora, perché hanno fatto questa modifica? Perché in pratica di quello che proponeva questo ordine del giorno non hanno capito un cazzo, in quanto sì, ed è possibile vederlo nelle registrazioni del Consiglio Comunale, se ne sono andati in pratica su tutte altre cose. La discussione è diventata prettamente politica, dove ognuno mostrava i propri principi, quello che sono intervenuti i consiglieri, me li sono segnati, Lullo, Grumo, Inchingolo, Colasuono, vabbè, abbiamo detto, l'assessore Nespoli, Fasanella e anche Giovanna Bruno. Ebbene, è stato praticamente un intervento dietro l'altro, una cosa praticamente scandalosa, perché si rimpallavano soltanto i propri meriti o demeriti politici, ma nessuno aveva capito una merita mazza di quest'ordine del giorno, perché se ne sono andati sul wifi che, come vi ho letto, non è citato all'interno dell'ordine del giorno, wifi che due o tre consiglieri comunali, vi invito a rivedere il video presente sul portale del comune, chiamano hi-fi, proprio perché capiscono quello di cui stanno parlando, e in pratica cosa diceva questo ordine del giorno, a differenza di quello che loro hanno pensato, e che non c'era il wifi su tutta la città, e quindi prioritariamente quando loro metteranno le strutture wifi daranno la possibilità ai disabili e agli anziani, e successivamente a tutta la città. Questo ordine del giorno chiedeva semplicemente di poter i cittadini da casa propria, con il proprio collegamento internet, poter fare i certificati che attualmente bisogna andare in pratica al comune a farli, e quindi eliminando problematiche legate al traffico, eliminando problematiche legate ai disabili e agli anziani, poiché sappiamo la nostra città lo schifo che ha sia dei cittadini che non rispettano ad esempio le discese pedonali, non rispettano i pedoni stessi, non rispettano i disabili, non rispettano assolutamente nulla, e sia le barriere architettoniche che purtroppo città colpita da grossissimo fenomeno dell'abusivismo, ha insito alla fine dentro di sé. Ebbene, non hanno capito un'emerita mazza. Non solo,
La cosa bella è che in pratica nessuno ha fatto cenno alla cosa più importante che l'ordine del giorno ricavava, e cioè che alla fine per attivare questa cosa serviva ad avere una modicissima cifra, una piccolissima cifra, forse meno della metà di quello che si è speso per Ornella Vanoni che verrà adesso. E perché? Perché noi abbiamo in questo momento una serie di server, una serie di macchine in pratica che potrebbero fare questo, abbandonate in una stanza del comune. E di questo ne sono certo perché ne ho avuta notizia. Queste macchine stanno lì a morire, soldi nostri, spesi, migliaia di euro, quando invece potrebbero avviare queste, ad esempio, pratiche, potrebbero avviare questi servizi per il cittadino che sarebbero sicuramente una manna dal cielo, eviterebbero tanti spostamenti, tante code, tante perdite di tempo che vengono fatte al comune. Questo era il motivo per il quale sono incazzato. Ma più che essere incazzato con quelli che ci rappresentano in consiglio comunale, sono incazzato con voi, Andrisi. Perché se votate questi, che sono praticamente dei soprammobili in consiglio comunale, vuol dire che veramente ci meritiamo questo. Non ci meritiamo un cazzo. Perché questi non capiscono nemmeno quello che stanno votando, non capiscono nemmeno quello che gli viene presentato. Questa è la nostra classe politica, una classe politica che in pratica si prepara il proprio interventino, già fatto prima, magari addirittura scritto da qualcun altro, lo legge senza sapere nemmeno quello che sta dicendo. Questa è la nostra classe politica. Solo questo volevo dire. Grazie e ciao.